Tornano i libri letti veramente ed era anche ora perché era un po' che non facevo questo video e comincerei prima di tutto dai libri cartacei e in particolare da un libro che è entrato nelle letture di settembre, per l'appunto settembre 1972, un po' in maniera imprevista, perché appunto la casa editrice Anfora mi ha chiamato ad un incontro con l'autore al quale sono stata ben felice di partecipare e quindi ho voluto leggere il libro prima di incontrarlo per sapere un po' con cosa avrei avuto a che fare, con che tipo di autore e soprattutto con che tipo di libro. Qui ho dentro degli appuntini che mi sono presa durante l'incontro. Ancora una volta ringrazio la casa editrice Anfora per la stima nei miei confronti e passiamo soprattutto a raccontarvi del libro e dell'incontro con l'autore. Allora, settembre 1972 prende l'avvio dal fatto che in quell'epoca l'autore si separò dalla moglie che amava tantissimo e quindi prese a scrivere successivamente una serie di frammenti, di impressioni che poi vennero rivisti negli anni successivi e riscritti, rimodulati, riaggiustati per formare questi 99 frammenti che vi mostro come sono fatti, che formano una storia con uno spunto autobiografico, ma che non è più autobiografica, che appunto è stata pensata nel 1972, rielaborata nel corso del tempo successivo, rivista negli anni 80, per poi vedere una pubblicazione che tra l'altro ci racconta l'autore. In Ungheria ebbe una vita abbastanza difficile, fu pubblicata in pochissime copie perché lui non era uno degli autori apprezzati dal regime e quindi era un po' uno scrittore di sordina e il successo che poi in realtà ebbe quest'opera travalicò le aspettative sia del governo ungherese sia dell'autore stesso perché proprio era un po' osteggiato in patria. Attualmente Horowitz vive negli Stati Uniti, anche se ovviamente il regime è caduto da un pezzo, quindi ormai è anche bilingue, ci ha raccontato un po' anche del suo rapporto nuovo con la lingua ungherese adesso che vive negli Stati Uniti e ha preso un distacco un po' diverso. Addirittura ci ha raccontato la casa editrice che dopo essere stato in tour in Italia adesso sta studiando l'italiano e mi fa sperare che riuscirà poi, perché lui dice che non legge niente, che non riesca a leggere in lingua originale, lui legge soltanto non tradotto, perché dice che la traduzione è un po' una sorta di passaggio ulteriore che poi rende l'opera meno autentica e la cosa che lui odia di più di tutti è l'inautenticità. Ecco, tornando all'italiano, io poi spero che padroneggerà l'italiano a sufficienza da riuscire a leggere Buzzati e in particolare di Buzzati mi piacerebbe che leggesse Inviti superflui, che è il primo testo che mi è venuto in mente, se lo avete letto, per fare un raffronto con quest'opera, in cui c'è una sorta di prosa poetica o di poesia in prosa, in cui lo strazio per la fine della storia d'amore viene mischiato poi a sensazioni con incontri successivi, la distanza che il protagonista prende da questa storia d'amore che ormai diventa soltanto un ricordo, le altre donne, il figlio che hanno avuto insieme, quindi è proprio una sorta di ricostituzione dalla fine di un amore e di come poi si riesce a sopravvivere a questo fine dell'amore. Non vengono mai espressi dei nomi, non si sa chi sia questa donna dalla quale lui si è separato e che però continua a vivere nel suo cuore come un amore grandissimo. Allora, come vedete, io ho segnato diversissimi punti e ho segnato soltanto quando avevo in mano la matita, cosa che non è successa sempre quando io stavo leggendo, per cui ci sono tutta una serie di punti che io non ho potuto segnare. Quindi qua non ci sono i piccichini per tutto, però mi piacerebbe leggervi soltanto un pezzettino, giusto per farvi avere un sentore di che tipo di opera stiamo parlando. Vi leggo soltanto poche frasi da uno degli ultimissimi frammenti. Il frammento si intitola Il sole splende proprio perché ogni frammento, vedete qua il titolo, è l'inizio del testo ed è un testo che fino a che non si arriva al punto finale non ha mai punti intermedi, quindi è come se noi ogni volta leggessimo una frase intera. Oggi è il mio compleanno, il 40°. Non avrei mai creduto di arrivarci. Ormai sto uscendo dalla vita, già vedo la riva opposta.
È brulla, rocciosa, ostile. Non me l'immaginavo così, ma sono soddisfatto. Percepisco il passare del tempo, eppure non ho fretta. Ecco, questo è un esempio soltanto di che tipo di scrittura avesse Horowitz. Lui dice che ormai il libro non è più suo, il libro adesso è dei lettori, perché lui non è più la stessa persona che lo ha scritto. Quindi io vi invito tutti ad appropriarvene, perché è una lettura straordinaria, una lettura che io ho fatto di sera, nel silenzio prima di andare a dormire, qualche frammento ogni sera, naturalmente centellinandomelo perché non avevo nessuna fretta di finirlo e anche perché non è una di quelle storie che si leggono per vedere come va a finire. A volte si fa fatica a capire di chi stia parlando l'autore, se della donna che lui ha tanto amato oppure di un incontro fugace. Tuttavia, questa incertezza che è, secondo me, creata ad arte, contribuisce alla bellezza del romanzo e a come anche la nostra vita sia incerta e non si capisce sempre bene se quello che abbiamo di fronte è quello che cerchiamo o soltanto quello che ci è capitato. Ve lo consiglio assolutamente. Io pensavo fosse una lettura molto più impegnativa, invece, nonostante si tratti di poesia in prosa, effettivamente è molto facile da leggere, proprio perché appunto la struttura a frammenti così brevi, perché vi vorrei far vedere quanto a volte possano essere brevi dei frammenti, ecco, vedete che questo è uno dei tanti frammenti, a volte ce ne sono anche di più brevi, non si va più in là di 2 pagine, assolutamente consigliatissimo, non saprei neanche se definirlo romanzo oppure no, ma una splendida lettura, senz'altro. Grazie ancora a Edizioni Anfora per avermi invitata all'incontro. Il secondo romanzo cartaceo di cui vi parlo è Persone normali di Sally Rooney, che vi avevo detto, avevo letto, avrei letto per questo mese di ottobre e che avevo comprato quest'estate sull'onda della felicità della lettura dell'anno scorso di Parlarne tra amici. Io credo che questo sia un romanzo che deve sedimentare a lungo dentro di me per capire se mi è piaciuto tanto, poco o per niente. La storia sicuramente la conoscete già perché se ne è parlato tanto, tuttavia da come io avevo sentito in giro mi aspettavo qualcosa di completamente diverso. Abbiamo una coppia molto giovane, si incontrano al liceo e poi la loro relazione andrà avanti ad intermittenza per tutti gli anni dell'università, tra una giovane donna molto ricca, una giovane ragazza perché ha 17 anni credo all'inizio della storia, loro sono all'ultimo anno delle superiori, e un suo compagno di classe che invece è il figlio della loro donna delle pulizie. Tuttavia, nonostante sembra che sia lei quella privilegiata, in realtà a scuola lei non parla con nessuno, viene considerata strana, sfigata, mentre lui è il figone della scuola, molte ragazze sono attratte da lui e in più lei ha a casa una situazione familiare che vedremo nel corso del romanzo diventare sempre più drammatica. Il padre non c'è più, la madre la ignora e il fratello non trova altra sempre occasione di attaccar briga con lei. Quindi lei si trova in una famiglia dove comunque poi anche il padre non era stata una figura presente, affettuosa, quindi lei è cresciuta in una vita di disamore e anche questa relazione che si instaura con il ragazzo è una relazione che non è veramente di amore all'inizio, comunque anche quando lo è, non, cioè, è disequilibrata, lei è la sua vittima, lui fa di lei quello che vuole, le chiede tutto quello che vuole e lei lo esegue. Insomma, è come se lei per farsi amare dovesse obbedire e degradarsi. Ed è una cosa che succede via via nel romanzo anche con altri partner che lei avrà. Proprio perché, essendo cresciuta in una famiglia dove non c'era amore, l'unico modo che lei vede di farsi amare è degradarsi. Mentre lui, nonostante sia figlio di una donna single e che non abbiano mai navigato nell'oro, è cresciuto nell'amore. Sua madre gli voleva un gran bene, e non solo, lui era un ragazzo molto popolare a scuola e quindi è una persona apparentemente per bene che però anche qui commette degli atti non del tutto per bene e a volte per essere apprezzato dagli altri, va contro quelli che sono i suoi desideri. Quindi anche qui è un raffronto molto interessante. Il romanzo scende tantissimo in profondità nei loro pensieri, in quello che loro fanno, nelle contraddizioni, nel fatto che non si dicano quello che pensano veramente e tutti i malintesi che sorgono tra di loro perché non si dicono le cose. Tuttavia, a volte, mentre lo leggevo, mi domandavo se fosse un romanzo che valeva la pena di essere scritto. Non sto parlando in generale, ovviamente, perché è un romanzo che non solo ha avuto una grandissima apprezzamento,
apprezzamento da parte del pubblico e della critica, ma ha anche vinto un premio. Quindi sto dicendo che sicuramente per l'autrice valeva la pena di scriverlo, ma dal mio personalissimo punto di vista mi sono domandata se valeva la pena di raccontare questa storia. Non ho tuttora una risposta, perché il romanzo per me ha navigato tra alti e bassi. Ci sono dei momenti in cui mi sono profondamente annoiata e degli altri in cui ho trovato una fortissima identità con quello che veniva raccontato. Quindi sono un po' incerta sulla mia opinione. Per adesso gli ho dato 3 stelle. Non sono ancora del tutto sicura di quello che penso e vi dico che secondo me la scrittura della Rooney è proprio quella scrittura che sta in bilico su un filo e quindi rischia davvero di cadere da una parte o dall'altra nel grandissimo apprezzamento o dall'altra parte nell'insulsaggine, ma non in maniera oggettiva, in maniera totalmente soggettiva. Ci si può trovare da una parte o l'altra del filo, a seconda, secondo me, delle corde che ognuno ha dentro di noi che questi romanzi sono in grado di toccare. Quindi è possibile che a voi piaccia tantissimo, che voi lo consideriate completamente insulso. È veramente difficile perché è proprio un romanzo, non lo so, soggettivo, davvero. E sicuramente non si può dire che non sia scritto bene, perché lei affina ogni singola parola, si vede che ha riscritto 1.000 volte ogni frase perché funzionasse bene. Tuttavia, appunto, è proprio il contenuto che mi ha lasciata un po' perplessa. Venendo a una letteratura un po' più di intrattenimento, ho letto Come piante tra i sassi di Mariolina Venezia, che è un romanzo di quelli che sono serviti per fare da base alla serie televisiva che adesso va attualmente in onda sulla Rai, che è Imma Tataranni, sostituto procuratore. Il romanzo narra delle indagini che la protagonista, proprio Imma Tataranni, che è il sostituto procuratore della storia, fa per la morte di un ragazzo che tirano fuori tutta una serie di situazioni attuali come la gestione dei rifiuti tossici, il trafugamento di opere antiche e tutta un'altra serie di malaffari che purtroppo pesano, gravano sul territorio italiano. In particolare, qui la storia è raccontata in Basilicata, appunto la protagonista vive e lavora a Matera. È una protagonista un po' sui generis, perché prima di tutto è una donna brutta e non solo è bruttina, ma è anche abbastanza tignosa, priva di fantasia, senza intuito e che si fissa su delle cose, abbastanza sgradevole, tratta male i sottoposti. Insomma, è un personaggio che non fa immediatamente simpatia, anche se a volte ci sono delle situazioni che a me francamente hanno veramente fatto ridere nel rapporto con la figlia, con il marito, con la suocera, con la sua segretaria o con una tizia che lei insegue in tutti i modi perché ha dei sospetti che si comporti da lavoratrice disonesta. E dall'altra parte l'indagine è anche questa un po' sui generis, perché è chiaro che la Venezia ha utilizzato il sotterfugio dell'omicidio di questo ragazzo per parlare di tutt'altro. E quando io dico parlare di tutt'altro, dico che il trama gialla è la cosa meno interessante di questo romanzo. Io ho letto delle critiche che dicevano: ah, come giallo non è un granché, io ho capito chi era l'assassino, eccetera. Allora, sono d'accordo, secondo me come giallo non è un granché. Tuttavia, io consiglio a chi è interessato di non leggerlo come romanzo giallo o poliziesco o quello che è, o per scoprire chi è che ha ucciso il ragazzo fuori dalla discoteca nel giorno del suo 22° compleanno. Questo è un romanzo di denuncia, un romanzo di denuncia nei confronti dei comportamenti di certe persone che si credono al di sopra della legge, nei confronti della situazione ecologica che appunto vede il sotterrare di rifiuti tossici, scorie nucleari in maniera legale e illegale nel territorio italiano, dove appunto si scopre tutto un traffico di rifiuti interrati alla belle meglio nei territori dove crescono dei raccolti che sono gravemente danneggiati e che poi causano tumori. Insomma, la situazione è veramente grave e come anche c'è una scena, una situazione in cui si vede la Basilicata rivoltarsi contro la proposta del governo di interrare le scorie tossiche delle centrali nucleari proprio a Scanzano Jonico, e appunto c'è una rivolta popolare che poi riuscirà appunto
a rimandare indietro la proposta del governo. Quindi abbiamo questa situazione di denuncia, appunto, dal punto di vista ecologico, come anche un'altra situazione di denuncia del traffico di reperti archeologici che in Basilicata appunto sono stati derubati da tombaroli e affini, persone magari anche ignorantissime che trovavano appunto reperti storici e li vendevano al mercato nero senza nemmeno sapere e capire che cosa si trovavano in mano, dei semi analfabeti che non potevano nemmeno apprezzare il valore, la bellezza di quello che avevano scoperto e lo trattavano come una qualsiasi merce di mercato, statuette votive, manufatti che dovrebbero stare nei musei e che invece finiscono, quando va bene, nelle collezioni private o a pezzi, in chissà quale modo, venduti nei mercatini, a persone incapaci di apprezzarle, insomma, tutto questo traffico che anche qui è abbastanza noto nel territorio italiano. E in più volevo aggiungere un'ultima cosa, che tutte le volte che noi consideriamo una persona come la Tataranni sgradevole, scorbutica, tignosa, eccetera, dobbiamo ricordarci che sono le persone come lei quelle che poi ci fanno applaudire quando vediamo che finalmente i furbetti del cartellino finiscono dietro le sbarre o vengono licenziati dopo aver rubato lo stipendio per anni. Ricordiamoci che dietro queste scoperte, dietro queste indagini, ci sono persone che magari dall'altra parte ci possono sembrare tignose, rompiscatole e fastidiose, e invece sono persone che perseguono la legalità in ogni minuto della loro vita. Da ultimo vorrei dire che dal mio punto di vista adoro la scrittura di Mariolina Venezia, infatti non vedo l'ora di proseguire con la lettura degli altri suoi romanzi. A me il personaggio è piaciuto perché, nonostante sia effettivamente abbastanza antipatica e sgradevole, io l'ho adorata per la sua autenticità e per la sua fallacia, per la sua imperfezione, perché è una donna assolutamente imperfetta, ma con un senso dell'onestà che manca a tantissimi italiani. Il terzo romanzo di cui vi parlo è un altro che ho letto sempre in ebook e che avevo comprato con un'offerta. Il romanzo in questione è Le Vedove di Malabar Hill, racconta la storia anche qui di un'indagine che viene fatta dalla prima avvocato donna dell'India nel 1921. Questa giovane donna è la figlia di un avvocato famoso ed è appunto la prima a laurearsi in giurisprudenza e a riuscire poi in qualche modo a esercitare la professione grazie alla spinta di suo padre, che ci tiene, che la trova una donna con molto talento per questa professione, e poi che si ritroverà ad avere un vantaggio nell'essere donna in questa professione, perché ad un certo punto si troverà a dover supportare le tre vedove di un loro ex cliente, ex nel senso che ormai è defunto, musulmano, e che le lascia praticamente in balia del loro amministratore, un uomo in realtà non completamente onesto e che però le tiene un po' nell'ignoranza perché loro rispettano una pratica musulmana detta del purdah, e ovvero non possono uscire di casa e non possono nemmeno parlare con degli uomini. Quindi lei è l'unica persona che può fornire loro una consulenza legale, perciò si reca a casa loro e spiega esattamente in che termini sta la loro situazione ereditaria, in modo che loro possano prendere le scelte corrette e anche capire come il loro amministratore in realtà stesse cercando di truffarle. Ad un certo punto, anche abbastanza in là nel romanzo, questo amministratore verrà trovato cadavere e quindi l'avvocato si ritroverà a indagare per scoprire chi è stato l'assassino. Io devo dire che la svolta gialla del romanzo mi ha un po' delusa. Avrei preferito che si trattasse semplicemente della storia di una truffa che poi lei riesce a sventare proprio perché è un avvocato donna che offre consulenza a delle donne che non possono parlare con degli uomini. Quindi questa secondo me sarebbe stata la parte più interessante, più di scoprire chi è l'assassino di questo amministratore che in fondo non stava simpatico a nessuno. D'altra parte, anche qui nel romanzo viene inserita anche tutta una storia di una situazione sentimentale pregressa della protagonista, della quale io francamente avrei fatto anche a meno. D'altra parte, invece, ho trovato interessantissime tutti i dettagli storici che l'autrice inserisce
per descrivere la situazione della donna nell'India, come si vivesse a Bombay allora, quale fosse la sua vita a Calcutta per quando poi lei si trasferisce. Insomma, ci sono dei dettagli dal punto di vista storico e di descrizione della situazione femminile 100 anni fa assolutamente interessanti e inseriti nel contesto in maniera non pedante, non noiosa, non didascalica, per il quale io ho apprezzato veramente questo romanzo. Quindi un plauso per la capacità di inserire questi dettagli così interessanti all'interno di una trama tutto sommato scorrevole e anche di intrattenimento. La scrittura senza infamia e senza lode è abbastanza scorrevole, se l'autrice conosce i suoi limiti e non fa finta di essere quello che non è. La trama avrei preferito un po' di sfrondamento dalla parte sentimentale e anche la parte dell'omicidio ne avrei fatto a meno perché secondo me solo la parte della truffa poteva essere interessante. Tuttavia, non la considero negativa, quindi secondo me è un romanzo di intrattenimento abbastanza interessante, originale nel suo genere, perché almeno a me non era mai capitato di leggere niente di simile, una lettura da spiaggia piacevole, quindi tutto sommato una storia consigliata. Sempre in ebook ho letto in realtà soltanto l'anteprima di un libro che non è un romanzo, non è nemmeno una raccolta di racconti, ma è una sorta di diario di viaggio. Si tratta di Le voci di Marrakesh di Canetti, che proprio voi mi avevate consigliato quando dicevo che sarei andata a Marrakesh per un weekend lungo. Questo diario di viaggio che io ho trovato in ebook e di cui in realtà ho scaricato soltanto l'anteprima. È appunto una serie di flash dell'autore che è stato a Marrakech, credo, negli anni 50 o 60 e descrive alcune situazioni come il mercato dei cammelli, i souk e anche la questua dei non vedenti in maniera semplice. Intima, però molto partecipe e che mi sono piaciuti moltissimo. Poi ho scelto di non proseguire nella lettura perché in realtà preferivo leggere della narrativa. In quel momento avevo bisogno di una storia. Tuttavia, non escludo prima o poi di comprare l'intera raccolta e di leggerla completamente. Anche se sicuramente sono delle descrizioni in parte sorpassate, alcune cose le ho trovate ancora attuali e in più c'è uno sguardo dell'autore sull'umanità in generale che ho trovato particolarmente emozionante e che quindi mi consente di dire che sicuramente voglio scoprire altro di Canetti e che se andate a Marrakesh è una lettura che vale la pena di fare, ma anche se non ci andate, se siete appassionati dell'autore, io è una lettura che consiglio e ringrazio Salvatore per aver me l'ha consigliata. L'ultimo romanzo di cui vi parlo è un romanzo che non ho più qui con me, ma che ho letto in cartaceo per il gruppo di lettura della libreria che frequento. Si tratta di Il maestro e Margherita di Bulgakov. Perché non ce l'ho qui con me? Perché il romanzo non mi è piaciuto, mi spiace di dirlo, so che è un romanzo molto apprezzato, ma è proprio un romanzo che, tornando a una cosa di cui abbiamo già parlato prima, tocca delle corde che io non possiedo. E quindi, quando ci siamo trovati all'incontro, era presente anche un ragazzo che non lo aveva letto e non lo possedeva e quindi gli ho regalato la mia copia perché quando mi capita che non mi piacciono dei libri, ci sono dei libri che io considero semplicemente da trita documenti e altri libri invece che secondo me è giusto che stiano nelle mani delle persone che siano in grado di apprezzarlo. E quindi io ho detto: vabbè, tu non l'hai mai letto, vediamo se magari il libro è più felice con te, è capace di rendere felice te, perché a casa mia non c'è bisogno che resti, visto che io alla seconda lettura continuo a non averlo apprezzato. E questo proprio perché, secondo me, questo è un romanzo che tocca delle corde che io non possiedo. E uno dei problemi che ho avuto io è che la trama praticamente non c'è. Sostanzialmente, che cosa succede? Il demonio, il diavolo, quello che vogliamo, prende una forma umana, si trasferisce a Mosca e combina una serie di disastri, cioè delle persone scompaiono, altre finiscono al manicomio, alcuni hanno delle traveggole, alcuni muoiono e nel frattempo il diavolo aiuta una coppia di amanti che si erano perduti a ricongiungersi. Questa coppia di amanti si erano perduti perché lui aveva scritto un romanzo che non aveva trovato modo di essere pubblicato e quindi era impazzito, aveva lasciato Margherita,
Rita, che era la donna che amava, e a furia di disperarsi lo avevano ricoverato in una clinica psichiatrica nella quale poi lui avrà occasione di incontrare anche dei personaggi che appunto hanno avuto a che fare con il diavolo e per questo sono ritenuti pazzi e appunto vengono internati. Non ci vuole un grande intuito per capire che questa è una fortissima critica al regime stalinista. È chiaro che la sua comparsa ha a che fare con Stalin, che appunto fa scomparire le persone e le fa riapparire in Siberia, altre le fa internare, altre ancora le fa uccidere. Insomma, tutti quelli che cercano di dargli contro fanno una pessima fine. Un altro degli esempi è che Voland, quindi il demonio, va a fare uno spettacolo teatrale di magia in cui fa credere a delle persone di avere dei soldi e che avranno la ricchezza, avranno la prosperità e avranno dei vestiti nuovi, eccetera. Loro, quando escono dal teatro, trovano che questi soldi sono diventati della carta straccia e che i vestiti nuovi che si erano avevano indossato in teatro, che pensavano fossero fonte di un regalo, in realtà non esistono e loro si trovano per strada nudi. Anche questa è chiaramente una critica al regime che fa credere a tutti di aver trovato la ricchezza, invece in realtà in mano non hanno niente e stentano, non hanno di che vestirsi, non hanno di che mangiare, si denunciano l'un l'altro per ottenere la casa, e insomma quello che doveva essere la grande utopia dell'uguaglianza si è trasformata in un regime dove poi le persone per sopravvivere si trasformano in esseri meschini che si cercano di truffarsi l'un l'altro. Questa è sicuramente una bellissima critica al regime e che infatti quando fu pubblicato il romanzo venne espunta dal romanzo in sé, però per me non è stato sufficiente per apprezzare la lettura. Tutta questa irrealtà, surrealtà che si viene a creare è una sorta di sovrattesto che non mi ha appassionata. Grandi balli, gente che vola sopra Mosca, persone che cantano anche quando non vogliono cantare. Per me tutto questo è stata una scocciatura. Mi spiace dirlo perché so che è un romanzo considerato un capolavoro della letteratura del Novecento, ma per me è stato un inferno. Ecco, se vogliamo proprio tornare al paragone con il demonio, per me è stato uno strazio leggere di tutte queste cose che in realtà non arrivavano da nessuna parte, proprio perché una trama non ce l'hanno e quindi non abbiamo un'evoluzione dei protagonisti. Certo che i due amanti si ricongiungono, ma è tutto qui. Cioè, non abbiamo un protagonista con una situazione, un'evoluzione e una presa di coscienza. Tutto questo, che è la costituzione base di un romanzo, i conflitti, eccetera, tutto questo non c'è. Ci sono degli episodi qua e là attaccati, ma che non hanno una vera e propria trama, che oltretutto tutti questi episodi di quello che il diavolo porta con sé nella sua apparizione a Mosca non hanno una vera e propria attinenza con la trama base dei due amanti. Se noi li togliamo tutti e diciamo semplicemente che il diavolo aiuta i due amanti a ricongiungersi e togliamo esattamente appunto tutti questi episodi di denuncia, la storia sta in piedi lo stesso. Quindi è tutta una sorta di sovratesto superfluo per me, che magari per qualcuno è proprio la ragione per cui si legge questo romanzo, ma che invece a me hanno pesato tantissimo. All'interno di questo romanzo, per di più, ce n'è un altro, che è la storia dell'incontro di Gesù con Ponzio Pilato. Anche questo è un romanzo che dal mio punto di vista, cioè la storia dell'incontro di Ponzio Pilato con Gesù, il Calvario di Gesù e come poi Ponzio Pilato si comporta successivamente, è una storia che dal mio punto di vista non sta in piedi. Non c'è nessun conflitto in questa storia, c'è soltanto il susseguirsi di tutta una serie di episodi che per me non stanno in piedi. I personaggi non funzionano, non lo so, cioè mi spiace tantissimo, ma per me questo romanzo è un no gigantesco e io per questa ragione il libro cartaceo l'ho dato via e spero che la persona che lo ha ricevuto lo legga e lo apprezzi e che sia più felice di me di averlo in casa.
Con questa stroncatura per la quale mi piange il cuore, il video termina. Noi ci rivediamo giovedì, in cui vi racconterò tutte le cose che mi sono piaciute negli ultimi 3 mesi, oltre ai libri. Altrimenti ci rivediamo lunedì prossimo e parliamo di libri nuovamente. Nel frattempo, buone letture a tutti!